Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Zoom. Abbiamo deciso di dedicare alcune trasmissioni al Green Pass e ai piccoli comuni. Oggi il protagonista, lo vedete già in collegamento, è il sindaco del comune di Porano, Marco Conticelli, che saluto innanzitutto. Buonasera sindaco. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori, buonasera. Allora, anche a lei la prima domanda è semplicissima. È tutto a posto al Comune di Porano dal punto di vista Green Pass? Ma diciamo che la situazione al Comune di Porano è, diciamo, è a posto, nel senso che i dipendenti, ma anche noi amministratori e anche tutti coloro che a vario titolo accedono al Comune, noi abbiamo anche dei ragazzi come servizio civile, e hanno tutti la doppia dose di vaccino, per cui hanno il Green Pass e grossi problemi non ce ne sono. Ci stiamo ovviamente organizzando come tutti gli altri comuni e attraverso delle direttive che poi sfoceranno nel controllo e quindi ogni mattina adesso fino al 31 dicembre, perché questo provvedimento è fino a quella data, perché dovrebbe coincidere con il termine dell'emergenza sanitaria. E appunto ci sarà questo controllo, ma insomma non abbiamo grossi problemi e speriamo che non se ne creino, insomma, ecco. Speriamo proprio di no. Ma a proposito di controlli, come verranno svolti questi controlli? Dunque il controllo verrà svolto attraverso ovviamente un software, quindi un'app, che poi è quella messa a disposizione, diciamo, dal governo, e i controlli verranno effettuati nel caso nostro principalmente dalla Polizia Municipale, che comunque anche per una questione di orari è la prima a recarsi in comune, perché deve fare le entrate delle scuole eccetera, quindi c'è questa organizzazione. E poi c'è anche la figura della segretaria comunale, che dovrà controllare il Green Pass di noi amministratori. E ecco, ci sono degli incroci che però sono stati ben organizzati, per cui, ripeto, grossi problemi non ci dovrebbero essere. Senta, io approfitto della sua precisione solita. Ci può rispiegare bene cosa cambia da domani? Soprattutto per i dipendenti? Diciamo che domani è una data importante, perché innanzitutto termina la possibilità del lavoro in smart working, che è stato un mezzo molto utile per quanto riguarda la pubblica amministrazione e durante la pandemia soprattutto. E quindi domani si ricomincia in presenza, e questo comunque è importante, perché per un comune, soprattutto un piccolo comune, il contatto con il pubblico è fondamentale, e è fondamentale soprattutto per la gente che ha nel suo comune una serie di risposte che ovviamente vengono erogate in maniera migliore quando si fa direttamente rispetto a una telefonata o a quant'altro. Per cui questo è molto importante. Poi domani, come tutti sanno, ha inizio questo percorso di verifica del Green Pass per quanto riguarda, come dicevo prima, i dipendenti, qualsiasi dipendente del comune, per quanto riguarda gli stessi amministratori e tutti coloro che a vario titolo hanno rapporti con il comune. E quindi in questo caso potremmo parlare di ditte che magari hanno in corso un appalto, piuttosto che consulenti, che collaboratori, tutte quelle persone che possono accedere al comune perché hanno un motivo di lavoro, di rapporto di lavoro con il comune. Questi quindi saranno sottoposti al controllo. Ovviamente il controllo non sarà invece, non dico obbligatorio, non è proprio previsto per gli utenti. Gli utenti possono accedere osservando le normali disposizioni della mascherina, del mantenimento della distanza, però comunque, come sapete tutti, i comuni sono già organizzati da tempo su questo, perché in ogni postazione c'è un plexiglass, quindi questo ormai è una fase superata e consolidata. Quindi diciamo che ci sono tutte le condizioni per osservare nel modo
più preciso e scrupoloso la, la normativa. Esattamente. Ma i per i dipendenti e per gli che eventualmente decidono di non usufruire del vaccino o del tampone, quindi di non esibire il Green Pass, a parte la sospensione del lavoro, c'è anche altro, se non ricordo male. Beh, chi non ha il Green Pass, c'è la sospensione appunto dal lavoro, la sospensione dello stipendio, la sospensione dello stipendio, cioè non vengono considerata la parte contributiva ai fini pensionistici, per cui sono tutte misure che adottate, che insomma credo siano di stimolo al lavoratore per poter fare il vaccino e ottenere il Green Pass. Però, come tutti sanno, non essendoci l'obbligatorietà del vaccino, poi ognuno è libero di prendere una decisione. Però poi ci sono delle conseguenze che ognuno, certo, bisogna valutare. Ognuno valuta come comportarsi, insomma, ecco, questo è. Ora, il sindaco è anche un politico e la domanda di stretta attualità politica è semplicissima ma difficilissima allo stesso tempo. Questo dibattito che si è aperto ed è apertissimo sul tampone a carico del lavoratore, non direi è giusto o sbagliato, è semplicistico. Poteva essere risolto in maniera diversa? Dunque, io questo è un dibattito, diciamo, anche difficile da affrontare, no? Perché si rischia poi di prendere delle posizioni che in questo momento sono anche volubili, cioè possono trasformarsi da un giorno all'altro a secondo delle situazioni. Ora, io dico questo, io ho sempre sostenuto che rispetto ad una situazione di pandemia, quindi una situazione eccezionale, lo Stato deve dare una risposta eccezionale. E noi abbiamo, ricordo che quando è iniziato il periodo della pandemia, tutti, qualsiasi cittadino ha invocato a gran voce il vaccino, cioè la possibilità di ottenere, fosse costruito un vaccino in tempi brevissimi per poter rispondere. Quindi tutti speravano in questo. Diciamo che questo alla fine si è verificato, perché in tempi brevi più di un vaccino è stato prodotto, per cui poi dopo, quando diciamo il vaccino è arrivato, e poi abbiamo assistito ad un cambiamento delle idee di molti cittadini, perché a vaccino arrivato poi si sono create delle posizioni che stridevano un pochino rispetto alla richiesta di vaccino che c'era stata da tutti, insomma, questo bisogna dirlo. Oggi, ripeto, lo Stato ha dato una risposta, ritengo, importante, non ha reso il vaccino obbligatorio, perché credo che renderlo obbligatorio, che l'avrebbe, secondo il mio parere, anche potuto fare, perché, ripeto, è una situazione del tutto eccezionale. Esatto. E quindi non renderlo obbligatorio poi porta a queste conseguenze, che non hai appunto l'obbligatorietà di vaccinarti e quindi si creano di queste problematiche. Quindi di fronte, tra l'altro, viene data la possibilità di ottenere il Green Pass non solo col doppio vaccino ma anche con il tampone, per cui si crea una discussione di questo genere. Ora, io ci sarebbero da fare delle valutazioni. Io penso anche che la gratuità del tampone, poi in realtà il tampone non sarà gratuito, perché qualcuno deve pagare, nel senso che la gratuità di una misura poi è pagata un po' dalla collettività, e quindi c'è da fare anche un ragionamento di questo genere, cioè lo Stato ti dà la possibilità di affrontare questa pandemia mettendo a disposizione degli strumenti, diciamo in modo gratuito, quali sono il vaccino, e poi tu questi strumenti non li utilizzi e poi magari chiedi a gran voce di utilizzare un tampone perché non vuoi fare il vaccino, ma un tampone ogni 48 ore per poter accedere al luogo di lavoro, eccetera, e vuoi farlo gratuitamente. Per cui
sono delle situazioni un pochino, è anche difficile prendere una posizione precisa. Sì. Io non posso dire sono a favore del tampone gratuito oppure no, insomma, perché comunque c'è da fare dei distinguo su questo, ritengo. Anche perché il comune dovrebbe pagare dei soldi in questo caso, non è il caso del comune di Porano, però certo. Nel caso di un dipendente comunale, il comune dovrebbe farsi carico delle spese dei tamponi. Comune come un'azienda privata. Esatto. E il problema è anche che in questo lunghissimo periodo le amministrazioni si sono fatte carico di spese di prevenzione e di controllo che hanno sicuramente inciso sulla carne viva, si diceva una volta, proprio sul bilancio spiccio, no, di ogni amministrazione che ha dovuto decidere faccio questo o mi occupo di Covid. E l'emergenza ha obbligato a occuparsi di Covid, ritornare un'altra volta a dover spendere soldi per una libera scelta forse è un po' difficile da far comprendere poi. Ma guardi, noi abbiamo passato quasi 2 anni, perché comunque non siamo ancora del tutto fuori, però insomma posso dire 1 anno e mezzo veramente, veramente come non avremmo mai pensato, no? Sì. Però abbiamo dovuto affrontarlo perché comunque noi intendo i comuni, sono il front office delle persone, dei cittadini, e quindi abbiamo dovuto affrontare questa situazione. Abbiamo lavorato per un periodo solo pensando ad arginare questo fenomeno, non abbiamo dovuto rimandare tutti i nostri progetti che avevamo, eccetera. Ora piano piano stiamo riprendendo un po', però dobbiamo sempre buttare un occhio, cioè ecco, non dobbiamo tralasciare nulla, perché poi ecco, le situazioni non le conosciamo, non è che siamo fuori del tutto. E quindi ora diciamo che per dire tutta la verità, lo Stato è intervenuto in maniera importante, riconoscendo dei costi affrontati dai comuni, riconoscendo dei costi legati ovviamente al Covid. È spesso intervenuto e ancora continua a farlo attraverso la protezione civile, consegnando ai comuni tutto il materiale, io ritengo a volte anche in maniera eccessiva, di mascherine piuttosto che gel, piuttosto, ecco, cioè abbiamo i magazzini pieni di queste cose, ma questo è stato affrontato soprattutto. Questo è avvenuto soprattutto all'inizio, quando questo materiale ancora non era di facile reperimento. Quindi, però adesso la Protezione Civile continua a darcelo e quindi noi dobbiamo comunque diciamo fare delle scorte facendo i debiti scongiuri se dovessero venire ritornare tempi, no? Però ecco, voglio dire, lo Stato è intervenuto anche con dei ristori anche su questo, anche verso i comuni, però è chiaro che adesso saremmo anche, come si dice, un po' stufi e vorremmo occuparci di altro. Però ripeto, e questo è un appello che faccio anche non solo ai cittadini di Porano ma anche un po' a tutti, stiamo sempre allerta, manteniamo sempre quelle che sono ormai le precauzioni che ormai tutti conosciamo, che l'abbiamo ripetute in mille modi, perché comunque il virus ancora circola. Il vaccino è uno strumento fondamentale, però ecco, ci si può ancora ammalare pur essendo vaccinati in maniera molto più debole fortunatamente. Sì. Però ecco, abbiamo ancora nei nostri piccoli comuni dei casi, seppur limitati, però certo. Dei casi, e soprattutto in questo momento casi relativi ai giovani, quindi una malattia molto più blanda, però che colpisce soprattutto i giovani rispetto alla fascia anziana che veniva colpita all'inizio principalmente, insomma. Certo, diciamo che finalmente anche i sindaci tornano a occuparsi anche dei problemi quotidiani, e il comune di Porano ultimamente qualche problema l'ha dovuto affrontare, parlo di servizi che non ci sono più, banca e distributore di benzina, no? A proposito, approfitto di questa finestra per chiederle la disponibilità, non oggi naturalmente, proprio per parlare di questi problemi
veri di un cittadino di un piccolo comune, non lo facciamo oggi naturalmente, però se lei è d'accordo a breve ci risentiamo e parliamo anche di questo. Ma io lo faccio molto volentieri, anche perché sono argomenti sui quali, soprattutto quello della banca, ci siamo dibattuti, ci siamo adoperati molto con gli altri sindaci che hanno subito questo, diciamo, questa chiusura delle filiali, e quindi mi fa piacere, l'abbiamo fatto in tante maniere anche attraverso una conferenza stampa, però spiegare quello che abbiamo fatto, abbiamo, diciamo, portato avanti, che poi non è valso a niente perché ormai era una decisione presa già da prima, però insomma abbiamo fatto delle cose che è importante farle conoscere al pubblico. E anche poi mi sembra che qualcosa si stia muovendo, almeno dal punto di vista del servizio per quanto riguarda i cittadini, magari con un bancomat, anzi un postamat, vogliamo dire. Esattamente, vogliamo dire, esattamente. Guardi, adesso sempre facendo i debiti scongiuri, la prossima settimana incontro un referente di Poste a livello nazionale che viene proprio da noi, perché appunto abbiamo intavolato questo discorso del postamat, ma non è solo il postamat, è che fortunatamente l'ufficio postale di Porano è un ufficio postale forte, e quindi perché comunque c'è un'utenza che raccoglie un po' non solo Porano, ma anche le frazioni vicine di Orvieto, no? Parlo di Canale, sì. Fugano, Torre San Severo, e quindi è ben messo, e quindi su quello noi puntiamo, fino a che non ci sarà una banca. La vedo male da questo punto di vista, però insomma che un giorno si proporrà e verrà sul territorio del comune di Porano, insomma, però non è cosa facile, insomma. No, allora io per ora la ringrazio come sempre per la disponibilità, quindi ci diamo appuntamento per parlare dei problemi quotidiani di un piccolo comune, e vediamo da domani cosa cambierà e se cambierà qualcosa con l'avvento del periodo del Green Pass obbligatorio. Grazie ancora. Benissimo. Grazie a voi, buona serata.